Daniele Cavarischia, del Policlinico Universitario del Campus Biomedico. Diagnosi energetica, cos'è? Applicazioni e benefici in campo ospedaliero. Oggi parliamo di diagnosi energetiche, quindi di una procedura sistematica volta a fornire una fotografia quanto più reale possibile riguardo i profili di consumo di un sito, di un gruppo di siti o di un singolo impianto. Questa procedura ha come fine ultimo quello di fornire dei possibili interventi di efficientamento energetico in ottica di costi-benefici. Pertanto non parliamo di efficienza energetica fino a se stessa, ma di interventi che hanno realmente dei ritorni di investimento congrui rispetto alla policy aziendale. Le diagnosi energetiche sono regolate dal decreto legislativo 102 del 2014, utile citare l'articolo 8 e l'allegato 2 dove viene indicato chi fa la diagnosi, con che modalità, chi è autorizzato a redigerla e i criteri minimi. Ma all'atto pratico di cosa parliamo? Parliamo di uno studio, quindi un file PDF o Word quantomeno complesso, che è corredato di un file Excel dove vengono, diciamo, illustrati sinteticamente i consumi energetici della struttura. In ambito ospedaliero è un discorso più complesso rispetto alla struttura terziaria standard, pertanto abbiamo redatto insieme ad altre strutture ospedaliere delle linee guida per la rendicontazione dei consumi energetici all'interno di strutture sanitarie. Pertanto non parliamo più di servizi ausiliari o servizi di produzione, ma parliamo di veri e propri, diciamo, reparti degenza, dividendoli tra degenze e diagnosi e terapia. Pertanto andiamo a sdoganare quello che prevede la letteratura con TEP a posto letto a metro quadro e andiamo a parlare proprio di complessità tecnologica del singolo ospedale. Nel nostro caso abbiamo redatto diagnosi energetiche internamente, volendole utilizzare come, non solo come mero strumento per rispetto del vincolo normativo, ma come vero e proprio strumento di crescita aziendale. Dalle diagnosi energetiche sono uscite idee che poi abbiamo attuato, come ad esempio trigenerazione, microcogenerazione, sostituzione di lampade a LED.